Ciao ragazzi, venite in passeggiata a trovarci, vi divertirete. Stiamo organizzando delle belle cose per voi. Vai, allora. Ah sì, sì. Fermo, fermo, te lo dico io. Oh, che so, dai, aiutami un po', aiutami. Che? Aspetta, non mi ricordo di farlo. Dai, vieni qua, la mia mano, per cortesia, dai, dai, vieni qua. I Crazy Games sono dei giochi organizzati dal Comitato del Lungomare di Chiavari, che è formato da alcuni esercenti del lungomare che si impegnano ad organizzare questi giochi per portare i giovani in passeggiata a mare e cercare di farli divertire. Questi Crazy Games sono la quarta edizione, come sempre saranno divertentissimi, come tutti gli anni. È un'occasione per stare sempre a divertirsi, per fare un po' di diverso in una città che purtroppo offre poco dal punto di vista del divertimento ai giovani. I Crazy Games, come dicevano, sono giochi pazzi. Pazzi fatti per divertirci. A Chiavari ci lamentiamo sempre che non c'è niente da fare, che non c'è niente di divertente. Venite a divertirvi ai Crazy Games. Fa ricordare i vecchi giochi senza frontiere, quelli che se lo ricordano. I giovani hanno la possibilità di conoscere un gioco un po' diverso dalla PlayStation. Giochi dove non conta solo l'abilità fisica, ma anche certe volte l'intelletto, la simpatia. Sicuramente saranno da sconfiggere i ragazzi di Beach Break che detengono la coppa e devono riportare assolutamente indietro. Speriamo di consegnarla a una squadra nuova e speriamo che, come tutti gli anni, la festa finale sia divertente e positiva come è stata fino ad oggi. Abbiamo un mare bellissimo, perché non sfruttarlo? Questi giochi ci permettono di sfruttarlo. E con una grandissima novità quest'anno, che saranno i giochi sui materassini gonfiabili, che è un innesto divertentissimo e che abbiamo anche provato noi organizzatori qualche giorno fa. E mi c'è voluta la bombola d'ossigeno, non riuscivo a respirare dopo solo il secondo giro, però io ho 40 anni, voi magari fate una bella squadra un po' più giovani, vi divertite un pochino di più. Però vi lascio a voi giudicare, poi vedendo tutte le altre squadre anche partecipare in modi un po' goffi, sicuramente vi fate molto ridere. Bisogna partecipare ai Crazy Game perché A, in casa fa troppo caldo per restarci in questo momento. L'anno scorso correvano avanti, a destra e dietro a cercare tutti i prodotti, tutto quanto, una cosa carina. Molto coinvolgente anche per il pubblico, perché chi un gioco comunque guarda e viene coinvolto da questo entusiasmo, da questa energia. Vabbè, guardare perché i ragazzi sono dei grandi, corrono, fanno, cadono, sono divertentissimi. Perché venire a vedere dei matti che corrono con le pinne è una cosa che non si è vista da nessuna parte. Solo. Perché un po' di spirito agonismo d'estate ci sta. Bello vedere gente che festeggia anche l'ultimo posto. Vi divertirete tantissimo, conoscerete tutte le squadre partecipanti. Sono comunque 150 persone più o meno in totale che giocano, tra di loro si crea. Questo è una cosa un po' particolare, che per i ragazzi possono fare quei casini, un po' di rumore, che nessuno si lamenta. Un divertimento sano che sono anni che non ne vedi più. E poi ci siamo noi dello staff che, voglio dire, già noi animiamo abbastanza la situazione. Mandami via. Ho abbastanza. Allora gli altri. Evviva! È finito. Nessuno. Stanno mettendo le berinate poi. Basta, che cazzo dica ancora? Basta. Basta, mollami con sta affare.